Buongiorno a tutte e a tutti. Appena sono entrato, Claudio, mi pare si chiamasse, di Fucecchio, mi ha detto dopo una pausa è una battaglia. Effettivamente è una battaglia. È una battaglia per chi come Pietro, che ho incontrato qui dietro, si occupa delle malattie professionali, chi come Danilo, come Claudio, sono esodati e cercano i loro diritti, è sempre una battaglia. Ed è per questo motivo che io penso che tutti noi dobbiamo guardare alla piazza di ieri come a una grande risorsa democratica, perché oggi noi sappiamo che se uniremo le forze della democrazia saremo un argine a quello che è il populismo che dilaga in Europa. In Europa noi forse ce ne siamo accorti di meno, perché c'è stato il PD che ha preso il 40,8%, cresce il populismo e si ritrova a Milano mettendo insieme Salvini e Forza Nuova, e le forze democratiche che sono qui devono costruire il vero progetto di trasformazione dell'Italia. Per questo motivo, vedete, io non vi parlerò di tante cose di sinistra, perché immagino che le dovrò fare anche dentro il mio nuovo partito, visto che 4 giorni fa mi sono iscritto al PD, anche se un anno fa mi sono registrato alla Leopolda. Quindi diciamo che il punto è che solo una cosa vi voglio dire, che il diritto di sciopero non è uno dei tanti diritti. Il diritto di sciopero è il primo diritto, perché è l'ultimo a disposizione quando non hai altri strumenti per lottare. E allora, vedete, io penso che noi dovremmo essere sempre di più in campo per mettere a disposizione il tema e la capacità di rendere tutti più felici, tutti più uguali, anche con la nostra azione di governo. Perché è di questo che stiamo parlando. Vedete, io voglio parlarvi di una parola, coerenza, che mi ha portato ad essere il secondo più twittato ieri dopo Matteo Renzi. Perché coerenza è una cosa seria. Per me coerenza andare a dire ad Angela Merkel che così non si può andare avanti. Per me coerenza costruire una campagna che consentirà al giovane Falco Matà e a Reggio Calabria, dove si vota oggi, di liberare una città dalle ipoteche della mia città, delle mie città del Mezzogiorno, dalle ipoteche del malaffare. Per me coerenza mettere insieme le energie, le forze, mettere davanti il primato della collaborazione. E allora, vedete, c'è una frase che mi è venuta in mente di una poesia di un mio concittadino che proprio fra qualche giorno ricorrerà il 30° anniversario della sua scomparsa, un grande italiano, un grande napoletano, Edoardo De Filippo, che più di 30 anni fa scrisse alcune parole su un rito che a Napoli è quello del ragù, perché il ragù si fa la domenica, e lui diceva: o ragù che piace a me non faceva solo mamma, ma quando mi sono scusato a te ne parlammo per parlare. C'è qualcuno che pensa che la sinistra sia il ragù della mamma e basta? Io no, io penso che la sinistra possa essere e possa vivere dentro questa nuova sfida, e noi dovremmo farlo con coerenza. Ci sono quelli che hanno scavato nel loro bagaglio di parole, qualche volta anche di parolacce, per descrivere questo nostro passaggio. Io qui lo voglio dire a chi è fuori di qui. Ho trovato soprattutto una parola e vorrei portarla con me quando esco da qui, perché quelle che vedrete su Twitter, se ci andate, non vi piaceranno. A me una parola qui è servita per essere più convinto della scelta che ho fatto e di continuarla a fare insieme. Questa parola è benvenuto, perché benvenuti si è quando si sta insieme. E allora io voglio portare fuori da qui benvenuto e dire benvenuta giustizia, benvenuta eguaglianza, benvenuto coraggio, il coraggio dell'innovazione e del cambiamento, che faremo tutti insieme. Grazie.